amici in questo nuovissimo video. Oggi, come vedete dalla scatola, questo qui è un video di spacchettamento in collaborazione con adesso lo andiamo ad aprire subito dopo la nostra sigla. Questo bellissimo pacco, così vediamo cosa c'è dentro. Intanto mi sono preparata la mia taglierina speciale. Ok, adesso allora andiamo a vedere cosa c'è dentro. Qui dentro abbiamo un sacco di cose buone, ve la faccio vedere così, ma poi tanto lo svuotiamo insieme. Guardate quante cose da mangiare. Allora, in questo pacco ci sono due scatole, vediamo se c'è il disegno, due scatole di cantucci, uno mandorla e uno cacao della Feeling OK. Io ne avevo ordinate soltanto due bustine, quindi una bustina mandorla e una bustina cacao, e me ne hanno inviate tutto il resto praticamente in omaggio. Quindi grazie Davide Roma, andrò subito ad assaggiarle dopo il video. Ve le farò vedere ovviamente, almeno una confezione. Come vedete sono imbustate in bustine monoporzione, quindi una di questa è per una porzione giornaliera. Ce ne sono tre, andiamo a richiuderle. Ok, queste qua sono le nostre prime due scatoline, che le mettiamo qua, non si vedono benissimo. Allora, poi mi è arrivata e questa Nutella della Pro Nutrition Pistacchio Zero, come potete vedere è bella grande. Ed è come 25% di proteine e zero zuccheri, e praticamente è 250 grammi. Ok, questa sarà buonissima. Ve la faccio vedere più da vicino. Ok. Dopodiché mi sono arrivate delle cose per mangiare come spuntino a colazione. È arrivato un cornetto, un croissant salato, quindi un cornetto salato, quindi posso usarlo sia per colazione o come merenda, comunque come pasto salato, quindi da farcire come voglio. Poi mi è arrivato un cornetto al cioccolato, buonissimo questo per la mia colazione di domani mattina. Poi un altro cornetto, in questo caso questo qua è un cornetto neutro, quindi posso mangiarlo sia dolce che salato. Poi mi è arrivata una confezione di crackers, sempre della Feeling OK. Tutti questi prodotti al momento sono tutti Feeling OK, sono a basso contenuto di carboidrati e di zuccheri. Poi mi sono arrivate tutte queste bustine, che ora vi dico che bustine sono. Sono tantissime, ragazzi, guardate. Allora, praticamente sono bustine della Bolero. Ve le faccio vedere così. Guardate quanti gusti. Allora, praticamente queste qua sono delle bustine che si diluiscono in acqua per dare sapore e sono senza glutine e senza zucchero, quindi le potete usare tranquillamente senza problemi se fate delle diete particolari o comunque come me non potete mangiare molti carboidrati o zuccheri. Allora, queste qua sono gusto tè, gusto mandorla, limonata, arancia, banana e fragola, e c'è anche la pera, addirittura c'è anche panna cotta, ragazzi, panna cotta. E poi c'è cocco, guardate cocco, poi c'è anche dragon fruit, comunque sono un sacco di gusti, questi qua sono quelli che ho preso io. Ok, poi mi hanno mandato in omaggio un muffin della Feeling OK, questo qua è un muffin sempre neutro, quindi sempre zero, con pochissimi zuccheri e a ridotto contenuto di carboidrati. Si possono mangiare o dolce o salato. Io onestamente lo preferisco dolce, magari sfumato con un po' di Nutella proteica. Poi mi hanno mandato
barrette in omaggio della marca Self, la potete vedere, ecco qua, e sono una gusto mandorle e cioccolato bianco e un'altra invece gusto pistacchio. Grazie Davide Roma per l'omaggio, queste finiranno subito. Poi mi hanno mandato anche in omaggio questa bustina gusto mandorla, che è simile a queste qua della Bolero, quindi si scioglie sempre in acqua a basso contenuto di zuccheri e carboidrati. Poi mi avete mandato questa pasta e fusilli, sono a basso contenuto di carboidrati, questa qui è una porzione di 50 grammi se non sbaglio, sì, di 50 grammi, quindi una porzione a basso contenuto di zuccheri e di carboidrati. Vediamo se si vede bene, ok. Poi dentro il pacco c'era anche la, come si chiamano questi? E vabbè, è tipo pasta, come io solitamente li uso anche per fare i risotti, quindi come riso. Pasta ricca di fibre, è sempre a basso contenuto di zucchero e di carboidrati. È questa qua. Il pacco è bello grande. Se non sbaglio è mezzo chilo. Questa qua, sì. Ok, mezzo chilo. Poi mi sono arrivati questi due. Allora, i pezzi cotti, adesso li andiamo ad aprire. Allora, apriamo un attimo la scatola, perché è ingombrante. Allora, adesso andiamo ad aprire questi due. Taglierino. Ok. Vi faccio vedere cosa sono. Ovviamente c'è tutto l'imballaggio. Vediamo se riesco ad aprirlo. Ok, era sotto sopra. Eccolo qua! Il mio buonissimo burro di arachidi! Ragazzi, guardate quanto è grande! Allora, questo qua è 510 grammi ed è della Anderson come marca. Molto buono, non vedo l'ora di mangiarmelo dopo che facciamo questo piccolo video spacchettamento. Quindi questo è burro di arachidi e questo, se non sbaglio, è anche un altro burro di arachidi. Lo andiamo ad aprire per sicurezza. Imballato benissimo da Davide Roma, non si rompe mai nulla. Sì, infatti, questo è un altro burro di arachidi. Quindi avrò le scorte. Eccolo qua, un altro burro di arachidi, quindi abbiamo due burri di arachidi, buonissimi! Ok, fatto questo spacchettamento, se volete acquistare prodotti da Davide Roma Nutrition, vi faccio rivedere la scatola, Davide Roma Nutrition, basta andare sotto. Vi metterò tutto in descrizione, quindi se volete acquistare questi prodotti perché avete problemi di diabete o comunque perché seguite delle diete particolari o perché semplicemente andate in palestra, quindi vi servono cibi proteici o comunque a basso contenuto di zucchero, potete direttamente cliccare sui link che vi lascio in descrizione. Prossimo video dove assaggerò qualcuno di questi articoli insieme a voi. Un bacio!